che, di cui siete stati capaci voi di, appunto, di esprimere e di dare. Questa purtroppo, questa pandemia ci ha visto, insomma, impegnati su tutti i fronti, ma la cosa, diciamo, più drammatica è stata proprio la solitudine che ha accompagnato tanta gente, cioè il distacco. E quindi, ecco, da un punto di vista squisitamente umano si è aggiunta una tragedia sulla tragedia. Quindi, ecco, la solitudine è stata l'altra grande componente che ha accompagnato questa fase delicatissima di questo periodo storico che stiamo tutti noi vivendo. Quindi, ecco, il nostro grazie va non solo nella direzione, ecco, di evidenziare quello che voi avete fatto da un punto di vista squisitamente professionale, ma anche e soprattutto per la vostra grande umanità, per la passione con cui avete affrontato e state affrontando ancora, ahimè, purtroppo ancora questa pandemia che ci ha purtroppo e ci sta ancora vedendo molto così impegnati su tanti fronti. Quindi, ecco, io vi porto veramente un ringraziamento di cuore da parte, ripeto, del sindaco, di tutta l'amministrazione. Voglio anche ringraziare per l'enorme lavoro che è stato fatto sui fronti dei vaccini, per cui stiamo procedendo molto speditamente, molto bene, il dottor Giordano Ripa, che ha fatto sempre da tre riunioni, no? Con l'ASUR e con il Comune. Insomma, è stato un lavoro di coordinamento molto armonico e molto pressante, quindi veramente ringrazio tutti gli attori e non ultimo appunto il dottor Sciapichetti, che ha avuto questo bellissimo pensiero con questa targa di, appunto, segnare ulteriormente la nostra gratitudine come cittadinanza per tutto quello che avete fatto. Grazie. Grazie.